Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Mercoledì 24 novembre 2021, Santa Flora. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Aumentano a 21 i contagi nella nostra città. Erano 14 la scorsa settimana. 249 sono i positivi nella provincia di Brindisi. 51 nella fascia 0-18 anni, 125 tra i 19 e i 64 anni, 46 tra 65 e 79 anni, 27 negli 80 e oltre. L'Associazione Musicale Arte Orema ha organizzato nella chiesa di Santa Maria della Stella il concerto per Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Si sono esibiti allievi e giovani musicisti ostunesi componenti della banda musicale. Il servizio di Rosario Santoro. In occasione della festa di Santa Cecilia, la maestra Antonella Cavallo, nostra concittadina illustre, ha organizzato il concerto per i suoi allievi dell'associazione Arte Orema di Ostuni. Allora Antonella, il motivo principale di questa serata? Questa serata è per festeggiare Santa Cecilia e poi perché per il decimo anno consecutivo ho voluto che dei ragazzi di Ostuni, che in questo caso sono i ragazzi della banda musicale di Città di Ostuni che studiano presso l'indirizzo musicale Barnaba Bosco o in conservatorio, e quindi li ho voluti io un attimo mettere anche in risalto e farli conoscere e dargli anche la possibilità di essere felici questo giorno, di essere festeggiati per la loro santa. E in memoria di chi è stata organizzata questa serata? Sì, la celebrazione della serata di Santa Cecilia viene preceduta sempre da una santa messa dedicata ai nostri musicisti Antonio Le Grottaglie, Giovanni Francioso e a Don Giovanni Calò di Carovigno, che però era musicista e compositore. Naturalmente Santa Cecilia è la protettrice dei musicisti e qui ne abbiamo quattro in erba. Antonella, ce li presenti cortesemente? Certo, dal più piccolo al più grande, Lorenzo allora, Galizia. Allora, Lorenzo, eccolo qua. Galizia. Sorriso Lorenzo? Che cosa ecco. Hai suonato, Lorenzo? Ho suonato Gabriel Sob, un brano di Mollicone dal film Mission. Bravissimo. Poi? Poi abbiamo Angelo Marzio. Vieni qua, Angelo. Clarinetto e fisarmonica. Poi? Ho suonato Debussy, Libertango e il valzer di Shostakovich. Ok, poi? Io sono Gabriele e ho suonato insieme ad Angelo. Che il valzer cosa di Shostakovich. Che strumento? E il battente. Ok. Poi è rimasta Francesca Perlini. Francesca. Frequenta il liceo classico, è uno dei più grandi. Frequenta il terzo liceo del liceo classico, 16 anni, e ho suonato il Cardellino di Vivaldi. Bravissimi a tutti e buona Santa Cecilia, buona festa di Santa Cecilia. Buon Natale a tutti. Ciao a tutti. La Capitaneria di Porto di Brindisi, con apposita ordinanza, ha interdetto lo specchio acqueo antistante la località di Costa Merlata. Individuate situazioni di sfaldamento della costa a seguito fenomeni di erosione con probabile movimentazione franosa. Con decorrenza immediata sono vietate la balneazione, la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la pesca professionale sportiva e l'espletamento di attività subacquea. Siamo venuti a conoscenza che la figlia prediletta del dottor Salvatore De Paolis, già dirigente del commissariato della nostra città, Roberta De Paolis, dottoranda in diritto penale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, attraverso la sua tesi La confisca di prevenzione italiana e il civil asset forfe iuture americano tra garantismo ed efficientismo, prospettive di cooperazione internazionale. Bene, è risultata vincitrice del prestigioso concorso Saperi per la legalità, istituito dalla Fondazione Giovanni Falcone in quel di Palermo, sotto la presidenza di Maria Falcone. La sua è stata la migliore tesi di dottorato e laurea magistrale.
Roberta De Paolis conquista un premio prestigioso ricevuto a Palermo dalle mani di Maria Falcone, alla presenza del capo della polizia Lamberto Giannini, del comandante generale dell'arma dei carabinieri Teo Luzzi e del presidente della regione Sicilia Sebastiano Musumeci. A questa giovane dottoressa altamente eccellente e al suo papà, felicitazioni vivissime. Oggi alle 16 è convocato il Consiglio Comunale. Questi gli argomenti all'ordine del giorno. Approvazione verbali sedute precedenti, surroga del consigliere deceduto, variazione d'urgenza del bilancio di previsione 2021-2023, realizzazione e copertura della palestra dell'edificio scolastico San Giovanni Bosco, programma degli interventi per il diritto allo studio, debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. La pneumologia nella Città Bianca, update in malattie respiratorie. Quinta edizione del convegno che si terrà giovedì 25, venerdì 26 e sabato 27 novembre presso l'Hotel Monte Sarago. L'evento è organizzato dal responsabile scientifico, il dottor Pietro Pierluigi Bracciale, primario di pneumologia dell'ospedale di Ostuni. La prima giornata inizia alle 16.30 con la diagnosi ecografica polmonare differenziale dei versamenti pleurici e tecniche bioptiche polmonari. Oggi presso lo Slow Cinema, ultimo giorno di proiezione del film Eternals dalle 17 e alle 19.30. Cinema e food si sposano e danno il via all'Apri Cinema, il via quest'oggi con tre appuntamenti dedicati ai film più premiati del 2021. Palazzo Roma vi aspetta alle 20 con l'aperitivo e alle 21 con il cinema. Si inizia con il film Padre Nostro, protagonisti per Francesco Favino e Barbara Ronchi. Si è spento all'età di 77 anni Antonio Vitale, la celebrazione esequiale oggi alle 10 nella parrocchia dei Santi Medici. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia in piazza effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo giornata caratterizzata da nubi regolari con locali precipitazioni, temperature senza variazioni significative, venti deboli orientali, mare poco mosso. Citazione odierna: ogni santo ha un passato, mentre ogni peccatore ha un futuro. È tutto, grazie per aver scelto la nostra informazione.